Ecco di nuovo al Drug Dealer Simulator, riparte esattamente dove ho lasciato il video prima, quindi sono manca 10 alle 7, lascio scadere le ore di polizia in modo che vado subito a vedere il quartiere del settore nord per vedere anche se mi dicono come fare il riciclaggio. Metanfetamina non la voglio, quindi la sblocco subito, magari la sblocco più avanti per comprarla. Non la uso perché è troppo tossica, quindi aspetterò direttamente la cocaina a livello 16. Allora, qui mi sono arrivati i messaggi dei due spacciatori, andrò a ritirare i soldi adesso. Vedete che questo è arrivato a riempito livello 2, questo invece l'ha appena superato, e già che ci sono, ecco, vedete anche qui Eddie mi avverte, c'è la roba nuova, e vado a dargli i soldi a Eddie. Poi controllo questi nuovi posti dell'offerta per vedere. Vedete che questi intanto mi chiedono le robe, niente. Allora, io prendo su intanto adesso, vedete che ho 3100 dollari, quindi vado a prenderli, poi passo da Eddie, glieli lascio e poi vado a visitare il quartiere zona nord. Ok, il personaggio, vedete che sono ancora l'ultimo inseguimento della notte ha un po' aumentato il fattore di esposizione. Però adesso andiamo a prendere, potete aumentare anche questo perché sto facendo le cose di giorno, ma no, fa niente, vediamo quanto mi da questo, 220 dollari. Un'altra città vecchia est, come andiamo da questa parte. Drugs or weapons. All right, off you go. Okay, non fatto niente. Ora il poliziotto si allontana e mi faccio dare i soldi. $210 poteva darmi di più. E gli do i soldi a rendiremo $600. Ok. Vado di là, così controllo anche il negozio, anche se non comprerò niente molto probabilmente. Sir, stop! Don't try anything stupid. Diceva la voce del suggeritore prima, ogni volta che si passa la dogana, la frontiera, c'è il poliziotto che controlla, quindi non si può passare di notte, bisognerà trovare il modo. Il modo c'è, non è cambiato dall'altra versione. Adesso devo andare a controllare quel negozio di Jay, quello vicino al club della balena. Thank you.
compro due, posso comprare due bombolette che così vado a fare dei graffiti a sbirogna per sbloccare la parte. Cos'è questa chiave della scatola elettrica? Questa non c'era prima. Chiave della scatola elettrica consente l'accesso alle scatole elettriche in tutto il ghetto. Cosa cos'è? Completato la missione, niente di che. Ok, per passare bisogna andarli lì. Ok. Vedete che la parte di Città Nuova è da questa parte, lì oltre il muro. Vedete quella montagnetta, lì c'è la città. Dentro c'è qualcuno. Qui c'è che è chiuso. Non c'è diventato qualcuno. Che ha Steel Climb. Documenti. Questo Steel Climb non mi fa passare perché non sono, vedete, solo gli abitanti del settore C non posso farla entrare. Come posso diventare un abitante dovrebbe vivere lì. Ok, non mi dà una mano, quindi non si può entrare, non sono abitante del settore C. Quindi non posso passare. Cosa dirà più avanti il gioco per farmi passare. Comunque io adesso sono passato qua, ho preso, sono andato a vedere il negozio di Jacob che mi chiedeva. Qui non mi dice niente, devo ancora sbloccare il supermercato, quindi vado a fare dei graffiti a sbirronia in modo da sbloccare l'area supermercato. Anche se poi dovevo arrangiarmi a fare le vendite. Vediamo. Siccome il livello l'ho superato, dovrei riuscire a sbloccare. Ma se mi ha appena controllato. Ok, clean, go home. Muri qua, zona qua per sbirronia. Ok, facciamo qua anche graffito. Vedete che sono un po' basso come livello. Che bastino questi 6 graffiti che non ne compro un'altra. Tutti, tutti. Vediamo se dovrebbe esserci l'ultimo. Sì, qui non accetta. E questo non me lo fa fare. Ecco.
5 dovrebbe essere, dovrebbe bastare per sbloccare il quartiere, quindi andiamo a casa subito. Di sbloccare il supermercato. Supermercato che è il primo quartiere dalla parte di là dal muro. E vedete che ho anche sbloccato, ho anche completato una missione, far crescere gli affari, sbloccare di vendite 2 torri supermercato. E qua mi chiede sblocca almeno 3 aree di vendita in settore B, quindi dovrò sbloccarne altre, vediamo se mi dà qualcosa. No, centro e baraccopoli est, vuol dire che le altre devo prima sbloccare il centro. Devo avere il livello 12 e sbirogna 550, che adesso sono 625, quindi sono alto. Io sono come livello? Ecco, tra poco. Allora mettiamo via i soldi. Allora, vediamo cosa c'ha il Mike Byers, quali nascondigli adesso. Vediamo se ne ha aggiunti di nuovi. Allora, partiamo sempre dall'appartamento principale, questo. Allora, io ho solo $850, dovrò trovare il modo di mettere i soldi nel conto in banca, perché per ora non ho ancora messo niente, quindi... Magazzino piccolo al porto, questo c'era già, 950. Magazzino a tanfia, vedete questo devo ancora comprarlo, costa per 180, non dico di più, costa di meno. Vedete piano terra a tanfia, ecco, vedete questo costa molto ma dà anche 2 clienti e uno spacciatore, quindi questo c'era anche nella mia collezione. Appartamento piccolo nella città vecchia, questo va bene, negozio al mercato vecchio, ok, negozio vecchio qui a Manoletto, questo c'è già, garage città vecchia, questo l'ho già affittato, devo ancora usarlo, quindi non so se ci mettere o se metterci deposito di soldi oppure fare come ho fatto in una vecchia partita il mortaio per lo zucchero. E niente, ancora niente, eppure avevo mandato tanti messaggi per dire che aveva robe e invece non c'è, sono ancora questi, eppure ha continuato a mandare messaggi per dire che aveva roba nuova da affittare e invece sono ancora questi, non ha aggiunto niente. Ha aggiunto questo negozio sbirogna rispetto alla partita di prima, ma ok, niente, non ci sono tutte queste aggiunte come dico. Mi stanno arrivando un casino di messaggi, vediamo un po'. Allora, questo vuole 20 di Maria e li preparerò. Ok, vedete questo, un altro, questo vuole diventare spacciatore, va bene, lo assumo. Questo va bene, questo vuole un po' di roba, questo vuole roba, 6 anfetamina, 4 anfetamina, 4 erba, 4 anfetamina, questo è nuovo, mercato vecchio, 4 speed, un altro, ok. Quindi
faccio un ordine e poi chiudo il video e vedrò il video al prossimo video. Dovrei superare il livello 12, quindi provare a sbloccare il centro e vedere cosa succede. Allora, vediamo una cosa, ho qui 13 grammi di anfetamina, devo comprarla, 54 di marijuana, contando che questi vogliono un po' di roba. Ok, 3 spacciatori, vediamo di sfruttare al massimo come prima il credito di Eddie. Quindi aspetta, nuovo ordine, mette $1,660. Allora, facciamo 100 grammi e 100 grammi, esageriamo, mette 1200, posso fare un po' di più, ma va bene, 100 grammi e 100 grammi, 1200 su 1660, va bene. Vediamo quanto tempo ci mette e fare un po' i conti. 5 ore e 55 minuti, evidentemente questo è il massimo. 6 ore sulle 13:26, vuol dire che uno, vedete qua, questo cliente Raffaele è diventato dipendente dall'anfetamina. Bene, stanno diventando tutti dipendenti dall'anfetamina e non sono ancora arrivato alla cocaina. Va bene, quindi io ho salvato il video, ho detto adesso farò passare la giornata perché sono le 1:30, il tempo qui passa troppo velocemente, andrò a prendere le robe sperando che non siano dall'altra parte, che ormai ha sbloccato la frontiera, potrebbe essere dall'altra parte, e poi farò la consegna. Ecco, salvo di nuovo e chiudo il video.